se nel calcio a 5 già in passato con questa società hai fatto accordi pluriennali o se di volta in volta a fine stagione hai proseguito per una stagione alla volta? Beh, diciamo che questo è il vero accordo pluriennale, forse anche perché negli anni passati non c'era un'idea di progettualità, forse come iniziamo ad avere adesso. Quando eravamo in Serie B forse nessuno in A2 pensava di poter arrivare dove siamo arrivati, quindi con i calciatori progetti a lunga scadenza se ne è fatto relativamente, con Lucio abbiamo fatto sempre dei biennali per esempio, abbiamo cercato di tenere vincolati soprattutto i ragazzi italiani che sono comunque per noi una risorsa, con figure come erano all'epoca i Jimenez, i Sanchez, via discorrendo, normalmente gli accordi erano accordi annuali. Quindi per questo dico oggi gettiamo le basi per poter parlare sia con Lucio e speriamo ecco anche con Maina che sta maturando anche lui la propria decisione, un progetto a lunga scadenza. Io vorrei porre la sottolineatura a un accordo così importante rispetto a un giocatore così importante, perché Lucio ha fatto una scelta, io dico il rinnovo è prima dell'uomo Avellino che del giocatore, che probabilmente al di là della qualità del giocatore noi siamo legati particolarmente a Lucio, quindi alla persona. Lucio è un giocatore importantissimo, ma il panorama del calcio a 5 italiano, dove piuttosto che mettersi alla finestra, aspettare le offerte che sicuramente come sono arrivate in passato sarebbero arrivate anche quest'anno, ha deciso senza nessuna esitazione, perché vi posso assicurare che l'accordo di un rinnovo così importante è maturato in forse 5 minuti. Quindi questo è per noi la soddisfazione più grande. E soprattutto anche a volte ripaga di tutti i sacrifici, di tutti gli sforzi fatti in questi anni, quindi la soddisfazione grossa è che ha rinnovato un giocatore che poteva fare scelte completamente differenti, forse anche a volte più remunerative o altro, ma invece Lucio ha deciso con grande gioia, perché l'entusiasmo di Lucio uscito dalla stanza dove stavamo era contagioso, e questo penso che per noi società e lo sprono ancora a far meglio e andare avanti. Questo ci tengo perché tante volte Lucio, come diceva il Presidente, altri giocatori, in primis Lucas, ci rappresentano anche fuori dal rettangolo di gioco. Questa è una città come Latina, penso che poi sia la gioia più grande che l'abbiamo vista all'ultima di campionato, dove sportivamente non era un successo, anzi, dicevamo addio a quelli che erano parte degli obiettivi della stagione, eppure il pubblico e la gente latina ci ha riservato un applauso, ha riservato a loro soprattutto un applauso, facendoci arrivare quel calore che probabilmente in quel momento era la cosa più importante alla fine della stagione. Senti Lucio, questo tuo prolungamento del contratto è legato, come hai detto te, anche ad un discorso sentimentale, un discorso d'affetto nei confronti della città. Sappiamo però c'è una notizia che forse è più importante, il prossimo anno ti sposi. Non ancora. Per questo la conferenza. Mancano ancora 3 anni, però chissà come dei progetti. Cioè, il fatto stesso che tu qua abbia trovato un sacco di amici, comunque vieni da una terra molto lontana, perché l'Argentina non è proprio così vicina, non è nella Spagna, nel Portogallo, facendo un confronto con Forca Blanco e con Arnaldo. L'Argentina è lontana. Quindi gli affetti, cosa, il fatto che abbia trovato più l'amore, una persona che ti vuole bene, gli amici, questa cosa ha influito tanto su questa cosa. Certo, no? Anche in questa scelta ci sta Giulia, che è la mia compagna da anni e che anni 5 anni. E sicuramente quando uno deve fare una scelta così lo deve scambiare pensieri con le persone che sono più vicine e anche con la sua famiglia che mi hanno accolto praticamente come un figlio. Ti sposi il prossimo anno all'ufficiale? Tra 2 anni. Tra 2 anni. 2018. Sì, e sicuramente una scelta così viene anche da come mi trovo nella città, è anche una questione sentimentale per Giulia, che mi ha accompagnato in tutti i momenti
tutti i momenti delle stagioni, nei momenti belli e anche nei momenti meno belli, quindi anche sicuramente grazie a lei. Un'altra cosa invece, prima giustamente faceva notare, insomma, c'è il gruppo degli argentini, ma c'è anche il gruppo di Latina, no? Ragazzi che stanno crescendo, importanti come Rosari, come Lucci, come Chinchio, come Terezia. Tu che sei un po' la chioccia di queste ragazze, un po' la persona che dà anche dei consigli importanti, consigli validi, se tu dovessi fare un'analisi di quella che è stata la stagione dei ragazzi della Lina, partendo proprio per esempio dalla Duci, che insomma la sorpresa diciamo più bella, perché ha sostituito Olimpio, ha dimostrato insomma di essere già all'altezza della selezione. Certo, penso che Maurizio sia la scoperta o la sorpresa più bella della stagione per noi e anche per la società, ha dimostrato, anche se ancora non ha fatto neanche 20 anni, che ha un futuro per migliorare tantissimo, un futuro che potrebbe fare tanto in questo sport, e quando ha avuto la possibilità ha dimostrato che sta all'altezza, come anche lo ha fatto Simone Chinchio, o Rosati, o Vaccoli, o Andrea ormai già non è più un giovane, un giocatore confermato, però anche lui ha dimostrato che sta a livello della categoria, e sicuramente sono bellissime scoperte, e speriamo che ogni anno qualche pontino riesca a fare il percorso che ha fatto Maurizio. Una curiosità che tu non mi hai chiesto, tu hai origini italiane? Sì, mio nonno è italiano, sì. Di dove? È siciliano, vicino a Catania. Ok. Vicino, un paese vicino. Quindi tu potessi anche giocare con la nazionale italiana o no? Ormai ho già giocato con la nazionale argentina, quindi... Ecco, a proposito di nazionale, che vogliamo dire? E cercherò di fare il massimo per avvicinarmi. Ci sono dei giocatori molto importanti, ma io, come ho fatto sempre, cercherò di dare il mio massimo e di aiutare finché io posso. E se vengo chiamato, ben venga, se non verrò chiamato sarò il primo tifoso, perché so che gruppo umano ci sta, e anche so il gruppo umano di tutto lo staff tecnico, quindi nel caso che vengo chiamato sarò felicissimo, nel caso che non vengo sarò il primo tifoso, perché se meritano tanto. Presidente, ha già dato dei consigli a Berlino sulla prossima campagna acquisto, dico anche a qualche ancora presto. Sì, se non qualche consiglio ce l'ho dato, stiamo cercando di lavorare, ma non è facile, non è per niente facile. Ho capito, farai anche il DS quest'anno, quindi sono andato a Lucci. Mi sembra giusto, c'è stato un disparito. Il fatto di essere considerato comunque uno dei pezzi, diciamo, migliori della squadra, magari può essere più uno stimolo o magari un'eccessiva responsabilità in alcune circostanze, anche se tu hai sempre fatto il tuo campionato. Penso che sia un grande stimolo, e il sapere che ho l'appoggio o il tifo sempre vicino, e questo il Pallavicino l'ha dimostrato anche nei momenti più brutti della società o della squadra, perché non sono stati sempre vittorie, sono state anche brutte sconfitte, e là ci siamo sempre trovati con il tifo molto vicino, e anche se uno può essere protagonista o no, per me non è una pressione, se non è una bella cosa da affrontare, e l'affronto in una maniera positiva. Ma quando mai è fortuna sei tu il capitano, giusto? Sì. Prossimo anno uguale, resta mai sono proprio così. Primo capitano. Primo Maia, secondo Avellino, questa è la formazione di capitano. No, Luca sei il capitano e non lo faccio io, è il giocatore più importante per noi, e sia dentro che fuori dal campo si merita questo premio che gli ha dato la squadra già da 3 anni, e non deve cambiare niente. Senti, ma qual è il segreto di questa squadra? Perché comunque va, indipendentemente dal fatto
che non si è raggiunto l'obiettivo della volta, no? Però pure il presidente in un'altra conferenza stampa di fine stagione ha parlato che comunque la stagione è stata positiva, perché rispetto allo scorso anno non si è sofferto fino alla fine, il gruppo comunque, cioè il fatto che il presidente voglia ripartire, cerchi di ripartire sempre da un gruppo importante, da un solo gruppo, c'è un segreto dietro. Tu che sono 7 anni che stai, qual è questo segreto? Sicuramente ci sta un sostegno che noi giocatori lo sentiamo tanto, cioè non abbiamo mai, non ci siamo mai trovati in difficoltà con la società, e io in particolare negli 7 anni sempre ho avuto, cioè, questo sostegno che per noi è molto importante, per un giocatore sapere che la società e che i tifosi stanno dalla stessa parte tua è uno stimolo in più per andare avanti. Quindi non so qual è il segreto, ma penso che non lo sa nessuno, però io penso che il clima che si trova nel Palavianchini quando si gioca con tante famiglie, tanti bambini, è spettacolare, e secondo me il nostro stesso uomo in campo, e giustamente l'altro giorno parlavamo di questo clima che non so come si è creato, sicuramente la società ha fatto tanti sforzi per portare tutta questa gente, però secondo me è una bellissima cosa che poi è un tifo molto sportivo e che a noi ci fa tanto bene. Marchi, la risposta la trovi anche qua dentro, qui ci sono ex giocatori di questa squadra, ci sono amici che seguono quotidianamente il gesto della squadra, quindi qui chi ci viene spontaneamente, perché si sente legato a Lucio, al singolo giocatore, ma a quello che fa questa realtà, quindi penso sia la vittoria più grossa per noi che ci impegniamo tutti i giorni e che tutti i giorni facciamo sacrifici sempre per migliorare, quindi non ripeto, qua un piccolo c'è l'affetto o quello che abbiamo creato con il territorio, che penso sia la vittoria più grossa al di là di ogni risultato sportivo. Il contratto, un rinnovo del contratto sino al 2020, Presidente, una cosa importante, quindi al di là dell'importanza del giocatore, voglio chiederti se... Non possiamo fare più un mercato, quindi la squadra rimane questa, appunto. Se è stato difficile convincere oppure no, Lucio? No, ma ieri abbiamo un po' scherzato su Facebook con quella uscita che ha dato un po' in tempo di Lucio, chissà quale annuncio dovesse fare. Non ha detto lunga, ci sono voluti veramente 5 minuti. Abbiamo gettato le basi, ripeto, sia per questo discorso di apporto come calciatore, ma anche abbiamo fatto una cena insieme a lui, a Mirko Turrin e a Stella, per parlare anche di quello che lo riguarda molto da vicino per il settore giovanile. Cioè, noi oggi, grazie a Lucio, abbiamo una scuola calcio che è invidiata veramente da tutti. Lucio, quando gira nelle altre realtà, è comunque considerato un'icona a livello di istruttore di questo sport, ma anche di calcio, di scuola calcio. E questo ha fatto sì, non ci dimentichiamo, che siamo partiti da numeri veramente minimi, 10-15 bambini. Oggi abbiamo un gruppo di quasi 60 bambini, abbiamo dovuto mandarli via perché non avevamo possibilità di inserirli nella struttura, perché lui si allena al Marconi, e Marconi purtroppo con gli orari che abbiamo a disposizione ha 3 gruppi da 20 bambini, non poteva ovviamente andare oltre. Questo cioè, ragazzi, è impressionante quello che abbiamo fatto alla scuola calcio grazie a Lucio, quindi non è arrivato soltanto il calciatore, ha dimostrato di fare dei grossi sacrifici anche per questo settore, che non è un diversivo, cioè a Lucio lo impegna tantissimo, perché deve andare ore e pomeridiane e stare dietro a bambini di quell'età, poi non è semplicissimo, assicuro che ho assistito ad alcuni allenamenti, è veramente faticoso, perché quando fai istruttore con un bambino che comincia ai 10-12 anni già ti ascolta lì e nei giorni le corde vocali di Lucio sono messe a dura prova, quindi mi fa veramente piacere che rimanga come giocatore, ma è qualcosa che va al di là del rapporto umano, credo che si è consolidato in questi anni, che è stato nella natura delle cose arrivare a questo accordo.